Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza. In un tempo non tanto lontano, in un luogo d'incanto nel mondo, tutti i cani furono banditi dal paese. L'ho fatto un'altra volta. Di quella barbara tragedia che sta del randagismo nella nostra città, loro sono i responsabili. Allora, se è per la storia del cane avete chiamato in 300, dateci il tempo di lavorare. Hanno chiamato il comune per dire che c'era un randaggio. Non è che mi dice una bugia. Perché hanno telefonato? Non ti preoccupare, che il cane lo facciamo sparire. Beh no, passa la palla! Allora è tuo questo cane? Che lo sai che lo stavamo portando al canile per farlo abbattere? Che per caso avete visto passare un cane? No. Un cane importante. Se lo cerca il sindaco in persona. Mi sto occupando proprio io in questo momento. Ho deciso di candidarmi a sindaco. Eh? O cane. Italo partecipava a tutte le funzioni, anche ai funerali. Tutti i giorni puntuale all'uscita di scuola. E che i cani sono così, non si affezionano a qualcuno. Il cielo stellato è sopra di me, la legge morale dentro di me. Comunque l'ho capito che qua voi siete tutti di un pezzo, eh. Poi c'è in più il fatto che siete maschi, il che non giova mai alla conversazione. Hai visto, Dodò? Pare che Italo è diventato famoso. Boh, che faccio, giornalista? E tu che dici, Peppino? Boh, tutto può essere. Italo Barocco.